inizio l'intervento per esprimere ringraziamento a tutti i consiglieri, insomma agli assessori, ma soprattutto al personale che ha partecipato in questi due giorni, insomma ha supportato i lavori di quest'Aula. Ribadiamo il nostro voto non favorevole alla proposta di delibera relativa al bilancio per i motivi che ho già espresso ieri nel discorso generale, quindi una situazione figlia di amministrazioni assolutamente criticabili indipendentemente dal colore che ci sono state negli ultimi decenni, una serie di interventi che derivano un risultato esclusivamente da tagli non più ai servizi che alle spese e che passano attraverso l'incremento delle imposte che gli erano i cittadini. E credo che quindi la nostra posizione sia chiara in merito a questo, ma assolutamente non c'è il desiderio di non voler essere costruttivi. Il costruttivo nel senso che abbiamo già ribadito più altre volte, credo sia dovere della maggioranza e dell'attuale amministrazione prendersi carico della gestione di questa città e di farlo secondo gli schemi che diciamo ha illustrato nelle linee programmatiche. Riteniamo e speriamo che ci sia un forte cambiamento di metodo e che quindi tutte quelle proposte che vanno attraverso diciamo, la valutazione di altre soluzioni per la gestione della cosa pubblica trovino una realtà di realizzazione nel mandato di questa giunta. L'altro discorso è che volevo dire che credo sia stato chiaro e spero apprezzato il comportamento di come il Movimento 5 Stelle ha fatto opposizione, vale a dire non abbiamo interesse a far cadere attraverso dei meccanismi vecchi la giunta del sindaco Marino o comunque allungare i lavori inutilmente di quest'Aula. Vogliamo solamente essere garanti dei cittadini che a maggioranza hanno votato l'attuale amministrazione che determinate indicazioni poi trovino realizzazione nella realtà. Per cui ripetiamo il nostro ruolo di vigilanza sull'operato e ripetiamo il nostro ruolo di bilancio. Grazie.